continua l'attesa per la prima vittoria in campionato dell'Ecco Calcio 5. I bluceleste infatti perdono tra le mura amiche nel terzo turno del campionato 3-2 con il Cagliari Futsal. Una gara comandata dai bluceleste per 15 minuti che però sprecano tantissimo davanti al portiere. A cavallo dei due tempi il Cagliari cinicamente mette a segno tre gol con De Oliveira, Spanu e Sanna. Il Lecco mette in campo l'orgoglio e reagisce con il 101° gol di Antonietti e una rete di Castagna che accorciano le distanze ma non riescono a completare la rimonta e quindi il Cagliari riesce a fare suoi i tre punti in palio. L'inizio della partita dei Bluceleste è ottimo, dopo soli 70 secondi la prima emozione con Maccari Bianco che insidia Murru con un bel mancino che il portiere sardo riesce a deviare in calcio d'angolo. Passano pochi secondi e ancora l'Ecco Calcio 5 vicino al gol con una bellissima serpentina di Antonietti che arriva davanti al portiere ma Murru è ancora attento e riesce a neutralizzare il tiro dell'avanti Bluceleste. Continua il monologo della squadra di Marquez con Maccari Bianco vicino al gol dopo una bellissima sgroppata di Antonietti, ma il laterale Lecchese calcia addosso all'uscita di Murru. Prima della metà del primo tempo il Cagliari si fa vedere dalle parti di Barbera con Bonfin che mette a sedere il portiere bluceleste e prova la conclusione ma la palla esce vicinissima al palo. Al decimo doppia occasione per il Lecco Calcio 5. Azione insistita di Casagrande che ci prova da fuori, il tiro è rimpallato e finisce sugli piedi di Antonietti che gira di prima, a botta sicura ma Murru chiude la porta all'avanti Bluceleste. All'11° la partita si alza di toni, il Cagliari va vicinissimo al gol con Lanziotti che spara addosso a Barbieri, poi sul riportamento di fronte Castagna ha l'occasione di portare in vantaggio i Blucelesti ma spara addosso a Murru. Al minuto 15:50 grande occasione per il Lecco. Escobar recupera palla, serve Antonietti che fa tutto bene, mette a sedere anche il portiere, ma sbaglia la cosa più semplice, calciando a lato di poco. Questo era il preludio al gol dei cagliaritani che passano in vantaggio al minuto 18:53. Buon giro palla degli ospiti che liberano all'altezza del tiro libero De Oliveira che con un sinistro imparabile fulmina Barbera. Ecco cerca subito di rientrare in partita e prova prima con Antonietti e poi con Belloni a trafiggere Murru, ma il portiere sardo dice sempre di no agli attaccanti blucelesti. Ottimo rientro in campo dei blucelesti nel secondo tempo, infatti al minuto 1:16 Spanu viene ammonito per un brutto fallo su Antonietti, sulla successiva calcio di punizione la palla va a Castagna che con un mancino di prima intenzione prende una clamorosa traversa. Così come nel primo tempo il Cagliari beffa subito dopo una grande occasione il Lecco, infatti al minuto 1:35 Spanu mette a segno il secondo gol per i sardi con una deviazione di petto su un bel tiro cross di Bernardes Lopez. Bella palla dentro di Bonfin per Bernardes Lopez che prova di prima intenzione a trafiggere Barbera ma il numero 1 bluceleste riesce a respingere in angolo. Passano 2 minuti e mezzo e arriva anche il tris del Cagliari. Azione manovrata dei sardi che liberano Lopez Real sulla sinistra, il quale mette al centro per Sanna che da pochi passi mette in rete di testa. Il Lecco non ci sta e cerca subito di rientrare in partita. Infatti al minuto 9:06 una bella reazione dei Bluceleste con Antonietti che ruba un pallone sulla tre quarti offensiva. La palla arriva a Escobar che mette a sedere Murru e serve ancora Antonietti che può firmare il gol numero 101 in maglia Bluceleste che vale il 3-1. Il gol galvanizza i Bluceleste che vanno subito vicinissimi ad accorciare ancora le distanze. Infatti Antonietti lanciato in contropiede mette a sedere Murru. Tira botta sicura ma Lopez Reale respinge il tiro proprio sulla linea. Il Lecco continua a spingere sull'acceleratore e al minuto 11:40 arriva un'altra grande occasione da gol. Azione convulsa sulla fascia destra con la palla che arriva a Maccari Bianco che potrebbe tirare di prima, invece controlla la sfera perdendo il tempo di battuta e permettendo a De Oliveira di deviare la conclusione in calcio d'angolo. I sforzi del Lecco vengono premiati al minuto 12:35. Casagrande recupera una bella palla sulla tre quarti e serve Maccari Bianco il cui tiro finisce in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner però Castagna trova un sinistro imparabile che si infila nel 7 dando così speranza ai Bluceleste e accorciando sul 3-2.
al minuto 13 il Cagliari potrebbe ancora allungare nel punteggio. Contropiede fulminante di Bonfin che serve Bernardes Lopez, ma per fortuna dei blucelesti la conclusione del sardo sull'uscita di Barbera esce di poco a lato. Al minuto 14:50 Lecco ancora vicinissimo al pareggio con il solito Antonietti, che riceve una bella imbucata di Escobar, incrocia di prima di sinistro, ma la palla finisce di poco a lato. Al minuto 16:34 il Cagliari ancora potrebbe avere un'occasione per allungare, infatti Barbera commette infrazione di 5 secondi regalando al Cagliari un'ottima punizione, ma la conclusione di Lanziotti viene rimpallata dalla barriera. Vuole assolutamente il pari, allora Marquez inserisce Casagrande come portiere di movimento. Questa mossa mette in difficoltà il Cagliari e Lecco arriva a 15 secondi dalla fine, vicinissimo al gol. Escobar prova un tiro che viene rimpallato, lo stesso numero 5 bluceleste prova la deviazione volante che finisce in rete. L'arbitro però considera fallo il gesto tecnico del numero di Escobar e quindi annulla la rete. Finisce quindi 2-3 per il Cagliari, Lecco ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Siamo qui con Mister Marquez, allenatore del Calcio Lecco 5. Una vittoria che proprio in questo campionato non vuole arrivare. Manca vencere, comunque oggi abbiamo si comportato bene, o Cagliari è una grande squadra, ma il mio giocatore oggi ha fatto tutto per vencere, abbiamo sbagliato tanto sotto porta, però stiamo na strada giusta, perché così, giocando così, a vittoria arriva. Cumprimento ai giocatori oggi che ha fatto tutto per vincere la partita. Così, Cagliari, diciamo, nei primi 10 minuti, primo quarto d'ora di partita, praticamente non ha messo piede nella metà campo dell'Ecco, tanti errori sotto porta, si può dire che sia questo il motivo della sconfitta, i tanti errori sotto porta? Sicuramente, quando si sbaglia tanto sotto porta, dopo posso pagare, abbiamo pagato. Comunque abbiamo costruito un buon gioco, un buon calcio a 5, stiamo vicino, ripeto, di vincere. Comunque la squadra ha dato segni di vita, segni di orgoglio anche nel finale con i due gol recuperati e anche occasioni per il pareggio. Diciamo, questa è la cosa più importante, più buona di questa partita per il futuro. Quando si perde non è buono, comunque oggi abbiamo fatto una bella partita, non posso dire niente, nulla ai giocatori, che ha dimostrato che può vincere qualche squadra, perché il Cagliari è una grande squadra, una squadra per vincere il campionato. Okay. Siamo con il capitano del Calcio Lecco a 5, Antonietti. Una partita nata male, con tanti errori sotto porta, Cagliari molto, molto furbo a prendere le occasioni che gli avete lasciato e subito a segnare. Assolutamente sì, il Cagliari molto cinico, perché in ogni occasione che veniva giù ci puniva. E noi il primo tempo abbiamo sbagliato molto sotto porta e alla fine questo qui, lo sport paghi questi errori. Siamo stati anche sfortunati perché nel secondo tempo traversa, salvataggi sulla riga, la palla non voleva proprio entrare. Oggi abbiamo fatto una gran bella partita, siamo stati poco incisivi sotto porta e questo qui è il risultato finale, la sconfitta immeritata, perché oggi siamo stati veramente all'altezza, concentrati dal primo all'ultimo minuto e quindi dispiace per il risultato, perché ci meritavamo un risultato a nostro favore. E ora lavoreremo duro, sabato prossimo riposeremo e cercheremo di andare a far punti subito alla ripresa del nostro campionato ad Aosta, perché la classifica dopo 3 partite e 1 punto piange a nostro sfavore. Ecco, dicevi, dovete lavorare, su cosa soprattutto bisognerà lavorare per migliorare, per appunto arrivare a questa vittoria? Ho detto prima, dobbiamo essere più cinici sotto porta, non è facile perché si corre a una elevata velocità e quindi puoi arrivare sotto porta e non essere lucido, però dobbiamo migliorare tutti insieme e cercare di limare questi errori, perché solo così si può arrivare alla vittoria finale. Ecco, è arrivato il 100° gol nelle passate settimane, oggi è arrivato il 101°, sei stato premiato con la Coppa, è una grande soddisfazione. Sì, devo ringraziare la società che mi ha permesso di arrivare a giocare qua in questa prestigiosa società e quindi dedico a loro e a tutti i tifosi che mi seguono sempre. Ho avuto appunto da un tifoso speciale, Roberto, una coppa in mio onore per il 100° gol e quindi ringrazio loro e ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto, dai compagni alla società, a tutti. Ecco, siamo qui con Castagna del Calcio Lecco 5. Oggi una buona prestazione, un gol, una traversa.
Cosa ne pensi della tua prestazione e della prestazione della squadra? Sicuramente io ho fatto quello che ha detto il mister, ho seguito tutte le sue indicazioni e il campo, diciamo, ha parlato. Sicuramente poteva andare meglio oggi, ma ho sbagliato molto sotto porta. Con più freddezza, con più cinismo sotto porta, sicuramente queste partite le portiamo a casa tutte. Questo. Ecco, dopo tre giornate, un solo punto, un pareggio, quindi due sconfitte, quali sono quindi gli obiettivi della squadra? Sicuramente l'obiettivo è far bene sabato per sabato, non ci poniamo obiettivi in particolare, ma far bene sul campo e far bene tutte le partite.